vogliamo portare l'attenzione su come la valorizzazione della biodiversità possa diventare un obiettivo, no, da porsi per un effettivo sviluppo anche economico, ma culturale e sociale del territorio. Sarebbe molto bello se il mondo della cultura in senso ampio riuscisse ad accompagnare i movimenti climatici in questa sfida, tanto per cominciare, comunicativa. Storia e natura, credo che sia il nostro compito di riunire in una lettura significativa di una terra. L'unico modo per affrontare i cambiamenti ambientali è imparare dai popoli indigeni, che sono quelli che sono riusciti per millenni a convivere con la terra senza distruggerla.